Autunno, la pioggia e le foglie. In ditta, tra le varie incombenze, a Marco Valdo toccava quella di innaffiare ogni mattina la pianta in vaso dell'ingresso. Era una di quelle piante verdi che si tengono in casa, con un fusto diritto ed esile da cui si staccano da una parte e dall'altra, su lunghi gambi, foglie larghe e lucide. Insomma, una di quelle piante così, a forma di pianta, con foglie così, a forma di foglia, che non sembrano vere. Ma era pur sempre una pianta e come tale soffriva perché a star lì, tra la tenda e il portombrelli, le mancavano luce, aria e rugiada. Marco Valdo ogni mattina scopriva qualche brutto segno. A una foglia il gambo si inclinava come se non ce la facesse più a reggere il peso. Un'altra s'andava picchiettando di chiazze come la guancia d'un bambino col morbillo. La punta d'una terza ingialliva. Finché una o l'altra, tac, la si trovava a terra. Intanto, quel che più stringeva il cuore, il fusto della pianta s'allungava, non più ordinatamente fronzuto, ma nudo come un bastone, con un ciuffetto in cima che la faceva somigliare a un palmizio. Marco Valdo sgomberava il pavimento dalle foglie cadute, spolverava quelle sane, versava a piede la pianta, lentamente che non traboccasse sporcando le piastrelle, mezzo annaffiatoio d'acqua, subito bevuto dalla terra del vaso. E in questi semplici gesti metteva un'attenzione come in nessun altro suo lavoro, quasi una compassione per le disgrazie di una persona di famiglia. E sospirava, non si sa se per la pianta o per sé, perché in quell'arbusto che ingialliva allampanato tra le pareti aziendali riconosceva un fratello di sventura. La pianta, così semplicemente era chiamata, come se ogni nome più preciso fosse inutile in un ambiente in cui a essa sola toccava di rappresentare il regno vegetale. Era entrata nella vita di Marco Valdo tanto da dominare i suoi pensieri in ogni ora del giorno e della notte. Lo sguardo con cui egli ora scrutava in cielo l'addensarsi delle nuvole, non era più quello del cittadino che si domanda se deve o no prendere l'ombrello, ma quello dell'agricoltore, che di giorno in giorno aspetta la fine della siccità. E appena, alzando il capo dal lavoro, scorgeva controluce, fuori dalla finestra del magazzino, la cortina di pioggia che aveva cominciato a scendere, fitta e silenziosa, lasciava di tutto, correva alla pianta, prendeva in braccio il vaso e lo posava fuori in cortile. La pianta, a sentire l'acqua che scorreva per le foglie, pareva espandersi per offrire più superficie possibile alle gocce e dalla gioia colorarsi del suo verde più brillante. O almeno così sembrava a Marco Valdo, che si fermava a contemplarla dimenticando di mettersi al riparo. Restavano lì in cortile, uomo e pianta, l'uno di fronte all'altra. L'uomo quasi provando sensazioni da pianta sotto la pioggia. La pianta, disabituata all'aria aperta e ai fenomeni della natura, sbalordita quasi quanto un uomo che si trovi tutto a un tratto bagnato dalla testa ai piedi coi vestiti zuppi. Marco Valdo, a naso in su, assaporava l'odore della pioggia. Un odore per lui già di boschi e prati e andava inseguendo con la mente dei ricordi indistinti. Ma tra questi ricordi s'affacciava più chiaro e vicino quello dei dolori reumatici che lo affliggevano ogni anno. E allora in fretta ritornava al coperto. Finito l'orario di lavoro, bisognava chiudere la ditta. Marco Valdo chiese al magazziniere capo «Posso lasciar fuori la pianta lì in cortile?» Il capo, signor Viligelmo, era un tipo che rifuggiva dalle responsabilità troppo onerose. Sei matto? E se la rubano? Chi ne risponde? Marco Valdo però, a vedere il profitto che la pianta traeva dalla pioggia, non si sentiva di rimetterla al chiuso. Sarebbe stato sprecare quel dono del cielo. Potrei tenerla con me fino a domattina, propose. La carico sul portapacchi e me la porto a casa.
così le faccio prendere più pioggia che si può. Il signor Villigelmo ci pensò un poco, poi concluse. Vuol dire che ne rispondi tu. E assentì. Marcovaldo attraversava la città sotto la pioggia di rotta, curvo sul manubrio della sua bicicletta a motore, incappucciato in una giacca a vento impermeabile. Dietro, sul portapacchi, aveva legato il vaso. E bici, uomo, pianta parevano una cosa sola. Anzi, l'uomo, ingobbito e infagottato, scompariva e si vedeva solo una pianta in bicicletta. Ogni tanto, da sotto il cappuccio, Marcovaldo voltava indietro lo sguardo, fino a veder sventolare dietro le sue spalle una foglia stillante. E ogni volta gli pareva che la pianta fosse diventata più alta e più fronzuta. A casa, una mansarda col davanzale sui tetti, appena Marcovaldo arrivò col vaso tra le braccia, i bambini presero a fare girotondo. L'albero di Natale, l'albero di Natale! Ma no, cosa vi viene in mente? C'è tempo a Natale, protestava Marcovaldo. Attenti alle foglie, che sono delicate. Già in questa casa ci stiamo come in una scatola di sardine, brontolò Domitilla. Se ci porti pure un albero, dovremo uscire noi. Ma se è una piantina, la metto sul davanzale. L'ombra della pianta sul davanzale si poteva vedere dalla stanza. Marcovaldo, a cena, non guardava nel piatto, ma oltre i vetri della finestra. Da quando avevano lasciato il seminterrato per la mansarda, la vita di Marcovaldo e famiglia era migliorata di molto. Però anche l'abitare sotto i tetti aveva i suoi inconvenienti. Il soffitto, per esempio, lasciava colare qualche goccia. Le gocce cadevano in 4 o 5 punti ben precisi, a intervalli regolari, e Marcovaldo vi metteva sotto bacinelle o casseruole. Le notti di pioggia, quando tutti erano a letto, si sentiva il tic-toc dei vari gocciolii che dava un brivido come per un presagio di reumatismi. Quella notte, invece, a Marcovaldo, ogni volta che nel suo sonno inquieto si svegliava e tendeva l'orecchio, il tic-toc pareva una musichetta allegra. Gli diceva che la pioggia continuava, blanda e ininterrotta, e nutriva la pianta, spingeva la linfa su per gli esuli peduncoli, tendeva le foglie come vele. Domani affacciandomi la troverò cresciuta, pensava. Ma con tutto che l'avesse pensato, aprendo la finestra al mattino, non poteva credere ai suoi occhi. La pianta ora ingombrava mezza finestra. Le foglie erano perlomeno raddoppiate di numero e non più reclinate sotto il loro peso, ma tese e aguzze come spade. Scese le scale col vaso stretto al petto, lo legò al portapacchi e corse in ditta. Era spiovuto, ma la giornata rimaneva incerta. Marcovaldo non era ancora sceso di sella quando riprese a cascare qualche goccia. Visto che le fa così bene, la lascio ancora in cortile, pensò lui. Il magazzino ogni tanto andava a mettere il naso fuori dalla finestrella che dava sul cortile. Questo suo distrarsi dal lavoro al magazziniere capo non garbava. Beh, cosa c'hai oggi da guardare fuori? Cresce! Venga a vedere, signor Villigelmo! E Marcovaldo gli faceva cenno con la mano e parlava quasi sottovoce, come se la pianta non dovesse accorgersene. Guardi come cresce! Ne è che è cresciuta? Sì, è cresciuta un bel po', ammise il capo, e per Marcovaldo fu una di quelle soddisfazioni che la vita in ditta riserva ben di rado al personale. Era sabato, il lavoro terminava all'una e fino a lunedì non si tornava. Marcovaldo avrebbe voluto riprendere la pianta con sé, ma ormai, non piovendo più, non sapeva che scusa trovare. Il cielo però non era sgombro. Nubi nere, accumuli, erano sparsi un po' qua, un po' là. Andò dal capo che, appassionato di meteorologia, teneva appeso sopra il suo tavolo un barometro. Come si mette, signor Villigelmo? Brutto, sempre brutto, lui disse. Del resto, qui non sta piovendo, ma nel quartiere dove abito sì. Ho telefonato ora a mia moglie. Allora, s'affrettò a proporre Marcovaldo, io porterei la pianta a fare un giro dove piove. E detto fatto, tornò a sistemare il vaso sul portapacchi della bici.
Il sabato pomeriggio e la domenica Marco Valdo li passò in questo modo, caracollando sul sellino della sua bicicletta a motore, con la pianta dietro scrutava il cielo e cercava una nuvola che gli sembrasse ben intenzionata e correva per le vie finché non incontrava pioggia. Ogni tanto, voltandosi, vedeva la pianta un po' più alta come i taxi, come i camioncini, come i tram, e con le foglie sempre più larghe, dalle quali la pioggia scivolava sul suo cappuccio impermeabile come da una doccia. Ormai era un albero su due ruote, quello che correva la città disorientando vigili, guidatori, pedoni, e le nuvole, nello stesso tempo, correvano per le vie del vento, sventagliavano di pioggia un quartiere e poi l'abbandonavano, e i passanti, uno a uno, sporgevano le mani e richiudevano gli ombrelli. E per vie e corsi e piazze Marco Valdo rincorreva la sua nuvola, curvo sul manubrio, imbacuccato nel cappuccio da cui sporgeva solo il naso, col motorino scoppiettante a tutto gas, tenendo la pianta nella traiettoria delle gocce, come se lo strascico di pioggia che la nuvola si tirava dietro si fosse impigliato alle foglie e così tutto corresse, trascinato dalla stessa forza, vento, nuvola, pioggia, pianta, ruote. Il lunedì Marco Valdo si presentò al signor Villigelmo a mani vuote. «E la pianta?» chiese subito il magazziniere capo. «È fuori, venga!» «Dove?» fece Villigelmo. «Non la vedo. È quella lì. È cresciuta un po'.» E indicò un albero che arrivava al secondo piano. Era piantato non più nel vecchio vaso, ma in una specie di barile, e al posto della bicicletta Marco Valdo aveva dovuto procurarsi un motociclo a furgoncino. «E adesso?» si infuriò il capo. «Come possiamo farla stare nell'ingresso? Non passa più dalle porte!» Marco Valdo si strinse nelle spalle. «L'unica», disse Villigelmo, «è restituirla al vivaio in cambio di un'altra di dimensioni adeguate». Marco Valdo rimontò in sella. «Vado!» Ricominciò la corsa per la città. L'albero riempiva di verde il centro delle vie. I vigili, preoccupati per il traffico, lo fermavano a ogni incrocio. Poi, quando Marco Valdo spiegava che stava riportando la pianta al vivaio per toglierla di mezzo, lo lasciavano proseguire. Ma gira gira, Marco Valdo alla strada del vivaio non si decideva a imboccarla. Di separarsi dalla sua creatura, ora che l'aveva tirata su con tanta fortuna, non aveva cuore. Nella sua vita gli pareva di non aver mai avuto tante soddisfazioni come da quella pianta. E così continuava a far la spola per vie, piazze e lungo fiumi e ponti, e una verzura da foresta tropicale dilagava fino a coprirgli la testa, le spalle, le braccia, fino a farlo scomparire nel verde. E tutte queste foglie, e gambi di foglia, e anche il fusto, che era rimasto sottilissimo, oscillavano come per un continuo tremito, sia che scrosci di pioggia ancora scendessero a percuoterli, sia che le gocce si facessero più rade, sia che si interrompessero del tutto. Spiovve. Era l'ora verso il tramonto. In fondo alle vie, nello spazio tra le case, si posò una luce confusa d'arcobaleno. La pianta, dopo quell'impetuoso sforzo di crescita che l'aveva tesa finché durava la pioggia, si trovò come sfinita. Marco Valdo, continuando la sua corsa senza meta, non s'accorgeva che dietro di lui le foglie a una passavano dal verde intenso al giallo, un giallo d'oro. Già da un pezzo un corteo di motorette e auto e bici e ragazzi s'era messo a seguire l'albero che passava per la città senza che Marco Valdo se ne fosse accorto, e gridavano «Il baobab! Il baobab!» e con grandi «Oh!» d'ammirazione seguivano l'ingiallire delle foglie. Quando una foglia si staccava e volava via, molte mani s'alzavano per coglierla al volo. Prese a tirare vento. Le foglie d'oro, a raffiche, correvano via a mezz'aria e volteggiavano. Marco Valdo ancora credeva d'avere alle spalle l'albero verde e folto, quando a un tratto, forse sentendosi nel vento, senza riparo, si voltò. L'albero non c'era più. Solo uno smilzo stecco, da cui si dipartiva una raggiera di peduncoli nudi. E ancora un'ultima foglia gialla, là in cima,
Alla luce dell'arcobaleno tutto il resto sembrava nero. La gente sui marciapiedi, le facciate delle case che facevano ala. E su questo nero, a mezz'aria, giravano le foglie d'oro, brillanti a centinaia. E mani rosse e rosa a centinaia s'alzavano dall'ombra per acchiapparle. E il vento sollevava le foglie d'oro verso l'arcobaleno là in fondo. E le mani e le grida. E staccò anche l'ultima foglia, che da gialla diventò color d'arancio, poi rossa, violetta, azzurra, verde, poi di nuovo gialla, e poi sparì.